Benvenuti in Puglia Lenta, io adesso sono sulla via Traiana sotto questo monumentale arco. Da domenica 16 luglio su Telerama inizia un imperdibile viaggio con Puglia Lenta, vie, rotte e cammini, il nuovo programma ideato da Jacqueline Adames. Si tratta di un format che segue il ritmo lento e cadenzato dei cammini per raccontare una terra che, della lentezza che consente di scorgere il dettaglio, ha fatto una sua filosofia, seguendo le tracce ancora ben visibili di secoli di storia, attraversando gli antichi sentieri fino a raggiungere borghi autentici e città d'arte. 6 le puntate che scandiranno un turismo lento. In ogni puntata la troupe di Puglia Lenta seguirà un gruppo di viandanti di età diverse e con diverse motivazioni. Il loro viaggio ci condurrà attraverso la storia, la spiritualità, l'atmosfera bucolica che soltanto questi territori possono raccontare. Questo imperdibile racconto non è rivolto soltanto al turista, ma in realtà agli stessi pugliesi. Puglia Lenta, infatti, non è altro che un diario di viaggio perché nessuno si senta straniero in casa propria. Le prime 2 puntate saranno dedicate interamente al cammino sulla via Traiana, ovvero la via Francigena. È sempre da qui che si snoda poi la terza puntata, fino a raggiungere il territorio salentino, porto d'imbarco dei pellegrini del Medioevo, diretti verso la Terra Santa. Al culmine di questa tappa il cammino del Salento ci delizierà con i suoi colori, sapori, profumi e poi tanto tantissimo mare. Nella quarta puntata il cammino materano si snoda invece in 3 vie, tra grotte, uliveti e tratturi. Al suo arrivo l'occhio supera il confine della Puglia, perdendosi tra i sassi materani. A farsi ponte tra litorali opposti nella quinta puntata sarà poi la rotta tra i due mari, un viaggio in bicicletta che ci offre l'opportunità di fare una pausa e vivere appieno il territorio anche in un fine settimana. Si conclude a passo lento, infine, con un percorso intriso di fede, il cammino di Don Tonino Bello, un servo di Dio che ha dato tanto a questo territorio tra amore e devozione. Un viaggio scomodo, come i suoi auguri, ma liberatorio, per ritrovarsi in pace con se stessi e con la propria terra. Un'esperienza imperdibile che si potrà seguire ogni domenica dalle 21:15 a partire da questo 16 luglio su Telerama, canale 15, in Puglia e Basilicata.